Bentrovati cari amici delle Terre del Salento e miei compagni di viaggio. Ve lo avevo promesso e quindi siamo qui. Questo è il secondo capitolo del nostro percorso, quello delle oasi e dei parchi naturali, i più conosciuti, quelli più attrattivi, ma anche i più nascosti, le nostre chicche del Salento. Bene, quindi oggi vi ho portato nella palude del Capitano, istituita proprio come parco naturale regionale, pensate, nel 1997. Rientra in questo quadro bellissimo e selvaggio del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio Palude del Capitano e sicuramente questa è una zona che si estende interamente nel comune di Nardò. Ci troviamo dunque in una zona del tutto leccese, facente parte del nostro Grande Salento. Zona abbiamo un vero e proprio stile di vita, una filosofia di vita del tutto particolare. Innanzitutto partiamo da una visione geomorfologica che vede delle costruzioni naturali, un disegno, ripeto, naturale costruito per opera del fenomeno del carsismo, se vogliamo. Ci troviamo infatti davanti ad una specifica e particolare forma calcarenitica. Siamo davanti alle spunnulate. Le spunnulate, direttamente dal nostro Salentino, sono propriamente dette doline di crollo che si aprono in pianori calcarenitici e si affacciano così lungo e presso il litorale. Sono appunto delle forme carsiche particolari perché vengono fuori dal crollo della volta di una grotta e quindi è questo quello che rimane, quindi uno specchio che poi è colmo di acqua e questa è un'acqua salmastra, proprio perché abbiamo una vicina corrente del mare che tende a portare una variazione sulla sua salinità. Spettacolo dove io ormai mi perdo, non c'è una linea d'orizzonte, riesco a carpire la profondità e la vita che c'è. Abbiamo tantissima fauna che popola questo mare, anche questo laghetto come ci appare, perché abbiamo tantissime forme di vita, pesci, cefali, anguille, ma non solo, perché come vediamo abbiamo una grandissima macchia mediterranea che ci circonda. Tante quindi sono le forme di vita che la animano e fanno sì che si possano riprodurre. Sono tantissime quindi anche le volpi che si aggirano in modo quasi repentino e fugace in queste pinete perché abbiamo tanti ettari di macchia mediterranea e tantissimi sono anche gli uccelli migratori selvatici, quelli che di passaggio quindi è come se facessero una visita guidata in questo posto e poi andassero via.
una zona ricchissima da un punto di vista botanico e quindi floreale. Tantissime sono le specie di orchidee spontanee che popolano e colorano questo territorio, come anche le ginestre. Ma ancora si possono annoverare l'allisso di Leuca, l'astromarino oppure la campanula pugliese, il carrupo e poi ancora il cisto rosso, il ginepro fenicio, la ginestra spinosa. Insomma, sono tantissime le forme che così silenziosamente pitturano questo scenario e lo rendono un posto unico e fantastico nel nostro Salento. Così, cari amici, dopo pochi centinaia di metri a piedi, proprio dalla palude, ci ritroviamo qui, la spiaggia del Frascone. Guardate che meraviglia! Questo è un posto selvaggio, incantato, libero e pulito. Siamo su una spiaggia pressoché rocciosa con alcune piccole calotte sabbiose, una spiaggia sempre ricca di particolarità e peculiarità floreali e botaniche del Salento, la spiaggia che ci permette di rinfrescarci, quella che ci accoglie per fare il bagno, perché è solo qui che lo si può fare, mai è consentito farlo nella palude perché ovviamente risulta essere protetta. E quindi da qui, cari compagni di viaggio, ci lasciamo solo un attimo perché dobbiamo andare insieme a scoprire tutto quello che ci aspetta. Non vi anticipo niente, ma alla prossima puntata.